Ciao a tutti, allora è tanto che non faccio un video sfogliamo qualcosa e quindi stamattina mi sono decisa e ho detto no, compro qualcosa e ho preso Too Style. Allora, Too Style è un giornale che io non compro spesso, però devo dire che è molto carino, è una lettura piacevole, c'è un po' di tutto, attualità, moda, dossier, cose varie. Poi mi è piaciuto che c'era, insomma, costa 1,50 euro perché c'era in offerta questa, che è la crema della, che è una crema della Leocrema Cell Active, gel intenso intensivo anticellulite, contrasta la pelle a bucce d'arancia, pelle più tonica, combatte levigata, rimodella le zone trattate, tutto questo per 1,50 euro. Sono 100 ml, insomma, vediamo, insomma, promette grandissimi risultati. Allora, questo è il giornale, in copertina c'è la figlia di Lenny Kravitz, cioè Zoe Kravitz, che insomma assomiglia molto al padre, e a primo acchito c'è un campioncino di shampoo nuovo, questo della Elviv, che è il Nutri-Gloss Luminizer. Vedremo com'è. Io prima gli ho dato soltanto una sfoglia veloce, e giusto per vedere cosa ci fosse di particolare, e la prima cosa che mi ha colpito è stata questa. Allora, dovete sapere che io adoro Paris Hilton, perché Paris Hilton è una di quelle ragazze che vanno in giro a bambacione, però insomma di un certo tipo, e la cover del cellulare che dice Queen of Fucking Everything è bellissima. Oltre questo c'è nel VIP watching la nonna che alla veneranda età di 89 anni guida una Land Rover elegantissima col filo, le perle e gli orecchini. È la nonna, che possiamo fare? Piccola intervista a Carlo Cracco. Allora, io su Carlo Cracco non ho un'opinione, nel senso che mi piaciucchia Masterchef, mi piaciucchia. Non lo so, Hell's Kitchen ricomincia stasera, Hell's Kitchen Italia, non è Gordon Ramsay. Lui dice che si arrabbia davvero, perché magari dà fastidio se qualcuno sbaglia a cucinare le capesante, perché dice sono un prodotto costoso e quindi mi innervosisco davvero, però boh, non lo so. Poi stavo guardando, visto che c'è lo speciale costumi, ma io sono alla ricerca di un nuovo orologio. Vorrei comprare un orologio piccolo, color oro rosa. Ce ne sono alcuni di Michael Kors che mi piacciono tanto, ma hanno dei prezzi eccessivi per quello che ne faccio io, nel senso che non mi va di spendere così tanto per un orologio. Quindi no. Poi c'è Anna Hathaway e il suo Smokey Eyes. È molto bella, questa è una delle attrici che mi piacciono di più, perché non è particolarmente... mi piace che sia elegante, sottotono, sempre non al di sopra delle righe, e quindi insomma così. Poi c'è l'intervista appunto sulla figlia di Kravitz. Questo io non so chi sia, c'è gente che io non so chi sia, tipo Ariana Grande, suppongo che canti, mi sa che è possibile che abbia a che fare qualcosa con Disney Channel, non so perché mi ricorda una cosa del genere. Poi, allora, Jared Leto, o come io e la mia collega chiamiamo Jared. Allora, io lo adoro perché veramente è favoloso, oltre ad essere camaleontico, perché veramente i suoi poveri capelli hanno subito di ogni, ma proprio look, lo ritengo un attore molto molto bravo,
e anche un bravissimo cantante, quindi lo seguo con piacere. Poi c'è un articolo su Rihanna che è diventata una Dior Girl. Voi lo sapete, non è la prima volta che io lo dico, a me Rihanna non è mai particolarmente piaciuta. Non lo so, mi sa di trash, mi sa di volgarotta, mi sa di non sai niente dello stile, del fashion. Ma veramente, no, non è una domanda. Viene sempre in mente Miranda. Ah, ecco. Naturalmente c'è l'articolo su mia cugina. Insomma, si parla del fatto che di cognome fa Windsor, ma di nome è stato scelto Charlotte Elizabeth Diana. Devo dire la verità che all'inizio avevo pensato che avrebbero dato sicuramente il nome Diana, ma naturalmente viene prima la nonna e quindi Elizabeth prima di Diana. Molto carina. Parlavo con una mia amica del fatto che il principino George, poverino, sono 3 anni che sto bambino va in giro con queste gambette intirizzite alle intemperie, mettetegli un paio di pantaloni lunghi piuttosto che sti pantaloni sempre corti con queste gambette di fuori che ormai saranno blu. E si parlava anche del fatto che lei ha partorito di mattina, si dice che sia nata alle 8:30 di pomeriggio, insomma, è stata subito presentata alla stampa. La principessa era splendida, io non ho mai avuto dei capelli così luminosi, non un capillare fuori posto, la bambina non aveva una chiazzetta in faccia, niente, erano splendide, veramente splendide. Torna di moda e ne sentivamo la mancanza, la bandana. Facendo mia colpa, l'ho portata anch'io. E stavo guardando un po' di gente con la bandana e ho visto che c'è Khloe Kardashian. Allora, Khloe Kardashian, quando io seguivo i Kardashian in Keeping on Kardashian, una cosa del genere, a spasso con i Kardashian, comunque in Italia, su E! Entertainment, che era su Sky, adesso è andato via, quindi non ho potuto seguirlo più. Khloe mi piaceva molto. Ultimamente, non lo so, anche lei secondo me si è involgarita un pochino. Credo che dopo la fine del suo matrimonio, si dice per molteplici tradimenti del marito, sia, insomma, sia stata molto molto male, e te credo. Poi un'intervista a Matt Dillon. Questo è un periodo pregno di film che escono. Naturalmente io sono 4 anni che non vado al cinema, quindi non faccio assolutamente testo. Avevo visto una cosa che mi piaceva, ma che non trovo più. Vabbè, comunque, insomma, cerco sempre di tra gli occhiali da sole, perché sì, ho accettato il consiglio che mi avete dato in molte di non mettersi degli occhiali da sole ai tarocchi, ma di comprare, spendere un po' in più, ma di comprare un paio di occhiali come si deve. Però devo dire che non li uso molto gli occhiali da sole, e sbaglio, perché comunque il sole mi dà fastidio. Allora, super slim oppure di linea maschile, i pantaloni di alta qualità li riconosci subito dallo stile, non dal prezzo. Allora, questo articolo l'ho sfogliato. Ora, non voglio fare quella fissata che ha perso peso e guarda le altre con il sopracciglio alzato, ma cioè, ragazza mia, cioè, il pantalone ti fa difetto, perché sì, il pantalone deve farti questo difetto, ma sei veramente un'acciughina. Vedete la differenza di magrezza? Questa è una bellissima ragazza che di costituzione si vede che è molto longilinea e molto magra. Quest'altra a me non mi dà l'impressione che sia, boh, non lo so, vabbè. Comunque non mi piace questo stile. E inizio, e poi
ho visto, c'è lo speciale tipo costumi da bagno per iniziare a vedere le prime proposte dell'estate. Questa ragazza mi piace tantissimo, è una bellissima modella, soltanto che secondo me, ora, se Madre Natura l'ha dotata di un décolleté così generoso, ben venga. Però è come se fossero troppo, cioè non lo so, finte. Mi sembrano, soprattutto perché c'è molto di divario tra un seno e l'altro, non lo so. È molto bella, è molto, molto bella, però vedete, poi ha tutte queste pose in maniera offerente, ecco. E comunque vince questo, a forma di presa, il tappetino a forma di presa. Alcuni costumi sono molto belli, anche questo di Diseguall con lo scollo all'americana. Io dovrei, mi sa che quest'anno devo per forza comprare un costume, naturalmente intero, non mi permetto proprio di mettere un costume, un due pezzi, prima di una bella torso plastica. E poi, insomma, ci sono tantissimi costumi, la maggior parte però fanno vedere bikini. Io avrei visto molto più volentieri qualche costume intero. Ah, ecco, adesso è tornato di moda il secchiello, che è una modalità di borsa che io non sopporto. Non mi è mai piaciuta questa forma, eppure ne avevo uno tantissimo tempo fa, blu con i fiori, ed era carino, però non mi piace. Oddio, no, ma cosa sono queste? No, non fanno per me. Sempre alla ricerca di modelli originari e fuori dal comune? No, vabbè, sì, oddio, non lo so, che vi sembrano? Sono davvero scene, no, sono Stefania Shoes, l'iconico modello Santa Monica sfoggia nuove livree, spaziando tra fiori, camouflage e tinte hot. Dio santo, ma anche voi che scrivete le... No, vabbè, comunque. Poi, per quanto riguarda la parte beauty, questa settimana si parla di stai al passo con le passerelle, cioè tutti i trattamenti mirati per entrare nel vestito delle sfilate. E dice di lavorare sui punti critici, ma va? Allora, per i mini shorts... che giusto le mie figlie di 4 anni si possono permettere, no, non è vero, in molti possono permettere, la mia, io rosico, no, non rosico perché non so se le metterei mai, però questo non è un mini shorts, questo è una mutanda. Poi close up sul décolleté, solleva e rassoda con i vari prodotti. Poi c'è la schiena che si scopre e le ginocchia che non fanno una piega. Carino, il giallo e il nero mi piacciono insieme. No, non sono una grande amante del giallo, credo che sia il colore che preferisco di meno. Giallo e arancione sono i colori che a me non piacciono. Però è mixati così col nero. Poi gambe in bella vista, i crop top e vita bassa. E senza maniche né cedimenti, ecco appunto, ma io tanto le braccia per il momento non ci siamo ancora, work in progress. Ah, c'era questa che mi era piaciuta tantissimo, è una palette della Haber Mineral, che è questa, c'è in varie tipologie, mi è piaciuta perché è molto funzionale, costa 45,90, dentro c'è fondotinta, cipria, terra, illuminante, correttore e due mini pennelli, e deve essere molto carina e pratica da portare in giro. Poi ci sono un po' di smalti primaverili proprio come me, e poi vabbè, naturalmente adesso si parla di depilazione proprio in continuazione, perché la donna quando arrivano i primi caldi si
come dire, si scopre. Per quanto riguarda i viaggi, si parla della Liguria, splendido posto la Liguria, mi piace molto. E poi, no, cos'era che vi volevo far vedere? Che avevo visto che era interessante. Ah, se vi interessa, Insieme a Donna Moderna c'è Pollon. Io adoravo Pollon. Pollon è sempre, è un cartone favoloso che mi è sempre piaciuto. A Palazzo Reale c'è uno splendido evento su Leonardo, se vi interessa. E poi i libri non li guardo neanche. Poi la ricetta che credo farò stasera, perché ho degli asparagi, ho preparato risotto agli asparagi a mio marito per pranzo e c'è questo plum cake soffice con gli asparagi, perché a lui l'ho fatto con le punte di asparagi, però ho tutti i gambi e lo vorrei fare, però secondo me 6 uova sono tante. Questi sono gli ingredienti, adesso vedrò, magari lo faccio in scala ridotta. Anche perché non so se io lo assaggio e non so se le bambine vogliono assaggiarlo. Ah, questo cosa sono? Novità, novità. Allora, fruttosio liquido della natura per dolcificare bevande calde e fredde, frutta e yogurt. C'è lo sciroppo di riso bio, sciroppo di agave bio e fruttosio bio. Questi. Ok, abbiamo quasi finito. Naomi Campbell, c'è un'intervista, no un'intervista, un articolo su Naomi Campbell che è l'ultima cosa da vedere. Infatti la Venere Nera compie 45 anni e io direi benedica, nel senso che è una splendida, splendida donna che si mantiene molto bene e basta. Molto carino questo, questo è molto carino, se avessi 15 anni e la pancia sua. No, scherzo. Ognuno è com'è, basta. Quindi abbiamo sfogliato un po' Too Style. Devo dire che ultimamente non compro tantissimi giornali. Prendo Vanity, però Vanity è già più complicato da sfogliare, sono più cose da dire. Non vorrei annoiarvi con dei video eccessivamente lunghi. Non so se piacciono o meno, insomma, quindi... Questo è quanto, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, se avete domande, commenti, informazioni, richieste, scrivete qui sotto, io ho una zella anche oggi, io ho solo zelle, poi c'è un vento fortissimo oggi ed è uggioso, ha piovuto quasi tutta la mattinata, benvenuto inverno, e, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!